La crisi ha messo alla prova la capacità dell'Europa di reagire, la validità del progetto europeo e noi dobbiamo dire la verità, dobbiamo essere onesti, che l'Europa non ha saputo rispondere in modo sufficiente, altrimenti la realtà attorno a noi, quella economica e sociale, non sarebbe quella che vediamo. Soprattutto io credo che l'errore di una politica unilaterale, di cui qualcuno porterà la responsabilità politica, di un'austerità miope, è quella che rischia oggi, al giudizio dei cittadini, di far bocciare l'Europa stessa. E il prossimo Parlamento potrebbe essere il riflesso di questo sentimento di rifiuto. Certo, misure sono state prese, ci mancherebbe che fossimo stati con le mani in mano a guardare, ma gli indicatori rivelano un'Europa stremata, di giovani senza indipendenza, perché senza lavoro, di un tessuto sociale debole e di imprese ancora in grande affanno. Se mettiamo il dito sulla piaga sociale nel nostro dibattito, non vorrei che si pensasse qui che siamo i soliti socialdemocratici che hanno un po' l'ossessione del welfare. No. Noi pensiamo che la questione sociale sia quella da cui partire, perché facciamo politica per i cittadini, non per altro. E perché siamo lungimiranti e sappiamo che il futuro anche economico richiede coesione del tessuto sociale, preparazione. E facciamo politica sulla base di valori, il primo dei quali è la qualità di una vita decente e dignitosa per tutti i cittadini europei. E un altro è che lo sviluppo, anche il più smart, deve fondarsi sull'equità, parola sparita dal vocabolario europeo e spesso sostituita da quella dell'esclusione sociale. Il rischio oggi è anche politico e democratico, è il rischio che non si comprenda che a fallire o a mancare l'obiettivo è stata questa Europa incompleta, divisa, egoista, che ha un preciso credo politico e che invece un'Europa diversa è possibile, necessaria e va costruita. Ciò che occorre non è solo un lungo elenco di cose da fare, signor Presidente, ma un cambiamento profondo di un'alternativa da cui far discendere anche le cose da fare. Vogliamo un'Europa unita, sociale, un'Europa prospera? È troppo, troppo ambizioso? Io credo di no, perché senza ambizione l'Europa non solo non sarebbe nata, ma non sarebbe neanche stata concepita da coloro che invece l'hanno concepita e poi realizzata.